Cari cittadini e cari operatori della sanità, sento il bisogno di fare con voi il punto della situazione su questa emergenza del coronavirus. È un momento difficile, viviamo sicuramente tempi senza precedenti, ma il fatto positivo è che tutti stiamo collaborando. Prima di tutto voi, da casa, poi gli operatori della sanità e anche chi deve recarsi al lavoro perché c'è attività produttiva o perché il suo è un servizio essenziale. La sanità si conferma nella vita quotidiana di tutti noi come un vero e proprio patto che abbiamo costruito insieme. La salute è un patto collettivo e di positivo in questi tempi c'è il fatto che ci sentiamo comunità più di sempre. Voglio prima di tutto ringraziare molti imprenditori della Toscana che ci aiutano a produrre la cosa più banale, tante mascherine chirurgiche, camici, occhiali, visiere di sicurezza di cui c'è estremamente bisogno. Li ringrazio e credo che il loro lavoro sia un segno importante di un contributo che si sono sentiti in dovere di dare in questo momento difficile. Siamo l'unica regione che fa autoproduzione di questi strumenti, come le mascherine chirurgiche di cui c'è bisogno. Abbiamo distribuito al netto delle mascherine che ci sono state portate dalla Protezione Civile Nazionale e che molti operatori sanitari giudicano inadeguate. Oggi abbiamo distribuito negli ospedali della Toscana 47.000 mascherine chirurgiche. Sabato ne avevamo spedite ancora di più e domenica ben 40.000. Domani distribuiremo ai medici di famiglia 20.000 mascherine e insieme a loro ai pediatri, distribuiremo anche 50.000 nuove mascherine negli ospedali, 5.000 tute per fare i sopralluoghi nei casi sospetti, 11.000 camici e 6.000 mascherine FFP2. Insomma, ci stiamo impegnando e a regime la Toscana riuscirà ad autoprodurre entro venerdì qualcosa come 100.000 mascherine chirurgiche e per martedì della prossima settimana ben 150.000. Come sapete, una delle questioni più drammatiche è la mancanza di terapie intensive. E a questo proposito c'è un decreto ministeriale che ci invita ad operare, a ricavarne di più, a riservarle per l'attività che eventualmente si dovesse fare per la cura degli ammalati affetti da coronavirus. Intanto voglio ripetere che noi in Toscana negli ultimi 15 anni abbiamo avuto un aumento del 30% circa delle terapie intensive che sono passate da 347 a ben 447. Con il fermo sostanziale dell'attività programmata negli ospedali, tolta ovviamente l'attività per l'emergenza, tolta l'attività a tempo dipendente come l'oncologia, possiamo rendere disponibili di questi 447 posti di terapia intensiva oltre 250 posti da riservare per il coronavirus e inoltre possiamo ricavare altri posti di terapia intensiva da riservare per il coronavirus dalle tante sale chirurgiche della Toscana. Abbiamo ben 300 sale operatorie in cui possiamo ricavare sicuramente più di 200 posti per la terapia intensiva. Ma non ci siamo fermati qui, soprattutto guardando quello che drammaticamente sta accadendo in una situazione come quella di Milano e della Lombardia. Abbiamo fatto un accordo con i privati che hanno messo a disposizione la sanità privata, e anche di questo li ringrazio, 15 altri posti letto di terapia intensiva. E poi in questi giorni abbiamo cercato di aprire nel più breve tempo possibile nuovi posti per le terapie intensive. Ci siamo riusciti, il totale complessivo è di 280 posti nuovi che abbiamo ricavato andando a rivisitare i vecchi ospedali dismessi o parzialmente dismessi per un verso, oppure ragionando su come i nuovi ospedali molto più attrezzati dal punto di vista della strumentazione potessero convertirsi rapidamente in parte almeno in alcuni reparti con posti di terapia intensiva. Quindi vecchio e nuovo ci hanno davvero dato una mano. Gli investimenti in sanità in Toscana si stanno dimostrando davvero molto fruttuosi.
Abbiamo parlato anche con la Protezione Civile Nazionale prima di muoverci per questi 280 posti nuovi e abbiamo spedito proprio stamani il nostro piano alla Protezione Civile. Io stesso ho parlato con il Ministro Boccia, ho parlato con Arcuri che è il commissario per gli acquisti, ho parlato con Borrelli che è il capo della Protezione Civile Nazionale. Condividono questo piano e ho messo anche nero su bianco il costo di questo piano. Si tratta soltanto di 16 milioni. Vi leggo adesso i punti dove noi abbiamo ricavato i nuovi posti di terapia intensiva. Nella Toscana del nord-ovest il primo presidio più importante è l'ospedale, il vecchio ospedale di Lucca, parzialmente usato. Lì abbiamo visto che possiamo ricavare ben 72 posti letto di terapia intensiva. E poi ancora l'ospedale di Carrara, anche questo usato come poliambulatorio, soprattutto per l'oculistica. 10 posti si possono ricavare al pronto soccorso, ma se ci sarà necessità altri 14 possono essere ricavati in quella struttura. Infine 27 ancora nel vecchio presidio dell'ospedale di Massa. Guardate che sto parlando proprio lì di una zona che è particolarmente colpita da tanti casi di coronavirus che sono stati rilevati proprio in questi giorni. Inoltre l'azienda ospedaliera Pisana fornirà altri 22 posti letto praticamente nel vecchio pronto soccorso del vecchio Santa Chiara. Passando all'ASL Centro, Firenze, a Santa Maria Nova si doterà di 12 posti letto, grazie appunto a quegli ammodernamenti che abbiamo fatto con gli investimenti, riconvertendo un reparto in questa direzione. A Bagnaripoli ci saranno altri 6 posti letto, al presidio Palagi, il vecchio IoT, ci saranno 14 posti letto ricavate dalle sale operatorie. Nel nuovo ospedale di Prato si ricaveranno altri 6 posti letto e così altri 6 posti letto nel nuovo ospedale di Pistoia, per un totale di postazioni complessive di 44 posti letto di terapia intensiva. Anche la Sud aumenta a Grosseto con 8 posti letto nell'ospedale e le terapie intensive e ad Arezzo con 24 posti letto, per un totale nella ASL Sud di 32 posti letto, a cui si aggiungono i 25 posti letto dell'azienda ospedaliera di Siena che sono stati recentemente ricavati accelerando l'investimento sul pronto soccorso. Naturalmente devono essere ancora attrezzati in maniera definitiva. Careggi trasformerà un intero padiglione dotandosi di 34 posti letto in più. 280 posti letto senza inventarci nulla, andando a cercare nelle vecchie e nelle nuove strutture la possibilità di realizzarli per un costo complessivo che è soltanto di 16 milioni. Naturalmente questo progetto è molto piaciuto a livello nazionale. Io mi auguro che le nostre richieste di fornirci soprattutto di ventilatori, di fornirci anche di monitor, i letti ce l'abbiamo, siano accolte al più presto e questi posti siano quanto prima disponibili per la popolazione della Toscana, secondo un principio di prossimità, ma noi non ci vogliamo rinchiudere nel Granducato, noi facciamo parte della Repubblica Italiana e noi siamo parte del Servizio Sanitario Nazionale. Questi 280 posti letto saranno usati secondo un principio di prossimità e secondo l'evidenza che ormai il fenomeno della diffusione del virus non avviene sempre nello stesso posto con la stessa intensità. Mi resta da aggiungere che questo sforzo che stiamo facendo sarà uno sforzo che sarà bene ragionare e conservare anche, sarà bene ragionare circa l'opportunità di conservarlo anche per il futuro. E questo è senz'altro un punto strategico decisivo su cui siamo riusciti a fare in poco tempo un salto di qualità importante. La migliore situazione nella quale ci vogliamo trovare è che a nessuno, se il fenomeno dovesse diffondersi, vengono negate le cure, che non ci si debba trovare in quella drammatica situazione per cui si decide che una persona, magari per età o per chissà quale altra considerazione, non venga curata in modo appropriato. Tutti hanno diritto nel Servizio Sanitario Nazionale di essere curati bene e al meglio. Con questa dotazione noi pensiamo
di metterci in condizione di saper affrontare il picco, qualora ci sarà, di questa brutta infezione che ormai riguarda tutto il mondo. L'altro punto su cui abbiamo deciso di intervenire è la strategia migliore per i tamponi, su cui si è aperta anche una discussione pubblica. Io mi sono sentito con il professor Romagnari, che conosco da tempo, e condivido molte cose che lui ha detto e soprattutto lo ringrazio per averci dato conforto e per averci dato spunti interessanti su come fare una campagna per rilevare la presenza del virus tra la popolazione, tra gli operazioni e tra gli operatori sanitari. Questa campagna, da accentuare e da potenziare, consentirà di migliorare il contenimento della malattia, di ridurre la diffusione della malattia. In ospedale, ovviamente accentuando la separazione dei percorsi che già abbiamo deciso, per chi è affetto dal coronavirus e per chi non è affetto, e sul territorio andando in direzione dell'isolamento delle persone che risultassero positive. Noi siamo stati la prima regione che ha deciso di fare tamponi anche a coloro che non manifestavano segni importanti come sintomi semi-influenzali. Insomma, noi siamo stati i primi che hanno fatto il tampone agli asintomatici, perché abbiamo deciso che tutti coloro che si recano in ospedale per il ricovero dovessero avere un tampone anche in presenza di una mancanza, anche in assenza di sintomi. Anche sul territorio abbiamo già in corso molti tamponi che vengono fatti con un prelievo da unità speciali. Proprio ieri abbiamo deciso di potenziare con i medici di famiglia e di dire che ci sarà ogni unità speciale, un'unità speciale per ogni distretto di 30.000 abitanti circa. Queste persone si muoveranno su richiesta del medico e poi avranno ovviamente il tampone che verrà analizzato. Ogni 30.000 abitanti un'unità sarà a disposizione dei medici di famiglia perché chiamata possa fare il tampone in caso di sospetto da parte del medico di famiglia o del pediatra di famiglia. Il problema dei tamponi però è anche un problema numerico, riguarda cioè la capacità di farli, la produttività dei laboratori. In Toscana noi avevamo 3 laboratori di microbiologia autorizzati dal Servizio Sanitario Nazionale, quello di Siena, quello di Firenze e quello di Pisa. Con mia ordinanza, fatta subito all'inizio dell'emergenza, abbiamo stabilito che altri 5 microlaboratori entrassero in funzione. È il laboratorio di Arezzo, di Grosseto, di Lucca, di Livorno e di Prato. Più si unisce un privato accreditato con cui ci siamo convenzionati, che potrà dare un contributo importantissimo. Io dico subito che se ci sono altri privati che si sentono in grado di poter effettuare l'analisi dei tamponi, si facciano avanti e se hanno le caratteristiche noi siamo ben disposti al convenzionamento. Possiamo dire tuttavia che già al momento attuale siamo passati da 700 tamponi al giorno, tanti se ne faceva prima dell'emergenza, ad una potenzialità che a regime nei prossimi giorni sarà di ben 3.500 tamponi. Ma bisogna anche considerare che l'analisi del tampone richiede mediamente dalle 4 alle 8 ore. Per questo sul mercato si stanno affacciando nuovi test che si fanno più velocemente. Noi abbiamo allora deciso di effettuare una vera e propria campagna di screening diffusa su quanta più popolazione possibile. Si tratta del test sierologico che si fa con il prelievo del sangue che mostra l'evidenza di anticorpi al virus. Io non sono medico e quindi mi esprimo con parole semplici, spero di non sbagliarmi, cioè questo test potrà dimostrare se il nostro corpo ha sviluppato anticorpi perché ha già incontrato il virus e quindi è un test che si presta particolarmente per coloro che sono asintomatici. Chi risulterà positivo agli anticorpi sarà sottoposto in isolamento e quindi alla verifica del tampone. Abbiamo ordinato a più fornitori di fornirci di ben 500.000 test. Domani stessa dovremo cominciare ad avere le prime risposte per queste forniture. È nostro interesse, dico nostro, di cittadini prima di tutto, tutelare per primo i medici, gli infermieri e gli operatori sanitari, perché sono loro che ci curano,
e perché se positivi possono diventare essi stessi un veicolo straordinario di diffusione della malattia. Quindi quanto prima arriveranno questi test sierologici, quanto prima noi effettueremo l'analisi presso tutti gli operatori della sanità, medici, infermieri, i 60.000 dipendenti della sanità toscana e poi della sanità privata e tutti coloro che operano in questo settore. Gli altri 400.000 kit sierologici verranno distribuiti sul territorio e si inizierà quello screening di massa che io sono certo ci darà dei risultati importanti. Infine, un ultimo punto. Da più parti giunge un moto di solidarietà, una volontà di donare, di muoversi. Io vi ringrazio tutti sentitamente. Faccio anche un appello all'organizzazione. Bisogna avere una centrale che distribuisce, che organizza le cose. Noi ci siamo. Se volete fare una donazione, vi invitiamo a rivolgervi al nostro IBAN, che adesso io detterò diciamo con particolare lentezza. Il nostro IBAN è IT89Z050 34 02 801 e poi 00000005970. Se volete telefonare per avere informazioni, il numero di telefono è 366-93-95077. Non precipitatevi, perché per fare donazioni ci sarà comunque tempo se volete davvero dare un contributo. Vi ringrazio tutti per l'attenzione, con la convinzione profonda che la Toscana si sta preparando, tutti noi insieme, per quel patto per la salute che prima rammentavo, a combattere al meglio possibile questo virus che ci preoccupa tanto.